Premio Aristide della Rocca, una vita per la cultura e per l'arte, 8ª edizione. A Massimo Cacciari, filosofo, per la sua vita costantemente protesa a forgiare strumenti e opportunità di libertà del pensiero umano, nella consapevolezza che è lo stesso confine perennemente in movimento dell'osservabile a imporre l'interrogazione sull'oltre, come nella sua ultima opera, Metafisica concreta, ha potuto dimostrarci. Professore, come accoglie un premio che si tiene nella città di Giordano Bruno? Sono contento, a Nola, ma alla campagna in generale sono molto legato. Nola è nota universalmente come la patria di Giordano Bruno. Giordano Bruno è uno degli autori che amo di più e quindi è tutto bene. Scienza e filosofia, razionalità e ricerca dell'altrove, come convivono? Cerchi sempre, perché sai di ignorare, e cerchi di ridurre l'area della tua ignoranza, e quindi convivono per forza la ricerca e l'altrove. La cosa più importante che insegna, che vuole lasciare ai suoi studenti? Bisogna essere liberi nei limiti del possibile per cercare di essere quello che si è, senza farsi condizionare troppo da famiglie, amministrazioni, politiche, eccetera. Ma è chiaro che dopo sei sempre condizionato, però si può, come dire, ci si può adattare, arrendere e invece resistere. Quindi l'unica cosa da dire ai giovani è che resistano alla situazione in cui si trovano, si oppongano ad una situazione che li vede, come dire, l'ultima ruota del carro, che si oppongano in tutti i modi a questo andazzo di questa società di decrepiti, tutta organizzata contro di loro. Resistano, se sono bravi si ribellino. Intelligenza artificiale, più un'opportunità o più un pericolo? Tutte e due, come tutte le cose, come l'automobile, come l'aereo. È una grande opportunità che può diventare un disastro se non viene governata come si deve, se diventa semplicemente un mezzo per eliminare lavoro e per creare disoccupati. Se invece è una liberazione dal lavoro penoso e ci consegna maggiori spazi di libertà, è un grande progresso. Bisogna capire se c'è una politica in grado di affrontare i rischi connessi ad ogni grande innovazione tecnico-scientifica. Un'ultima domanda sull'autonomia differenziata: che cosa accadrà? Niente, andrà avanti tutto come adesso, tale e quale. Sono tutte ballon d'essai, ridicoli. Una cosa è un vero federalismo che non si vuole realizzare, con regioni davvero autonome, macro regioni che possano veramente svolgere funzioni importanti, autonomia vera. Di nulla di tutto ciò si sta discutendo, è semplicemente una questione di qualche quattrino da distribuire diversamente. Quindi in effetti sul piano dei meccanismi istituzionali non cambierà assolutamente nulla e tutto continuerà ad andare sempre peggio.